Gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Onda TG che apriamo con il fatto di cronaca di cui ormai si parla in tutta la nostra città, si allontana e fa perdere le tracce. Trovato senza vita un giovane sulmonese. L'ipotesi più accreditata per gli inquirenti è quella di un gesto intenzionale. I familiari non escludono un evento accidentale. Il servizio di Andrea D'Aurelio. Si allontana dalla città facendo perdere le proprie tracce fino alla tragica scoperta. Un giovane di 28 anni, residente a Sulmona, è stato rinvenuto cadavere poco prima della mezzanotte sul territorio comunale di Roccapia. Da quanto si è appreso, la prefettura dell'Aquila aveva attivato il protocollo specifico per la ricerca di dispersi dopo la segnalazione pervenuta sui numeri di emergenza. Le forze dell'ordine hanno battuto palmo a palmo il territorio fino a rinvenire l'autovettura inusual giovane alle porte del paese. Hanno quindi esteso le ricerche alle zone circostanti, facendo un'amara scoperta. Dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di un gesto intenzionale, come suppongono proprio gli addetti ai lavori, anche se non si esclude la pista accidentale, tant'è che sono in corso le verifiche del caso. Il giovane sarebbe comunque precipitato da uno dei ponti collocati all'inizio del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione del cadavere. Il medico reperibile dell'ASL ha svolto la ricognizione cadaverica, mentre la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del nulla osta per la celebrazione delle esequie. Una tragedia che non trova molte parole per essere raccontata e una notte di dolore senza timore di smentita. Il giovane aveva un talento straordinario per la musica, sempre con il sorriso sulle labbra, stringeva rapporti con tutti. Ieri il suo allontanamento da casa, finito purtroppo in tragedia. Si finge fisioterapista per spillare soldi ad un anziano. 7 mesi di reclusione per un 56enne tradito dal suo tatuaggio. Il servizio. 7 mesi di reclusione, 200 euro di multa e questa è la pena comminata dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona a un 56enne residente a Castel di Sangro per il furto con destrezza commesso il 13 giugno 2020 ai danni di un anziano sulmonese. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Pacentro, che hanno svolto l'attività di indagine, si è appreso che l'uomo si sarebbe recato nella rimessa agricola di un novantenne, collocata in una strada interpoderale tra Sulmona e Pacentro, con la scusa di effettuare un massaggio. Alla fine avrebbe sfilato dal portafoglio la somma in contanti di 180 euro per lasciare luogo a bordo di un'autovettura. Un furto perpetrato con destrezza, con l'aggravante di averlo commesso ai danni di un ultranovantenne che ha fatto fatica a ricordare i particolari della vicenda, nonché a testimoniare nel corso del procedimento penale. Il 56enne sarebbe stato tradito dal tatuaggio che aveva sul polpaccio. I militari, in base alla descrizione fornita dall'anziano che aveva incontrato l'uomo il giorno precedente, hanno riconosciuto tanto il tatuaggio quanto la vettura grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella strada dove è collocato un caseificio. Indizi di colpevolezza pressoché nulli per la difesa dell'imputato che ha insistito per l'assoluzione, poiché quelle immagini non provano la commissione del fatto, una tesi che non è servita per evitare la condanna. Sono usciti assolti invece gli altri due imputati, finiti sotto processo con l'accusa di aver agito insieme all'amico, ma della loro partecipazione al furto non è emersa prova alcuna nel corso del processo. E la cronaca ci riporta Sulmona, sorpreso mentre tenta il furto in un supermercato. Arriva la polizia e per lui scatta la denuncia. Avrebbe tentato di asportare alcuni prodotti dal supermercato, ma è stato colto sul fatto dal personale operante e dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'attività. Un magro bottino, circa 40 euro di spesa, che gli costerà una denuncia all'autorità giudiziaria per tentato furto. L'episodio, che vede protagonista un uomo di mezza età, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Sulmona. Il ladro goloso è stato costretto a svuotare il sacco una volta che il personale interno della struttura lo ha bloccato nei pressi della porta d'ingresso dell'attività, dopo aver intercettato alcuni movimenti sospetti. È scattata quindi la segnalazione al numero di emergenza 113, che ha comportato l'intervento sul posto della squadra volante del commissariato PS di Sulmona per i rilievi di rito. All'esito degli accertamenti, gli operatori di polizia procederanno nelle prossime ore a deferire l'uomo alla Procura della Repubblica per il tentato furto perpetrato nel supermercato. Un fatto di lieve entità, come riferiscono gli addetti ai lavori, che sarà comunque perseguito per legge.
E continuiamo con la cronaca. Nella mattinata odierna, personale del settore anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex convivente nei confronti di un uomo residente in città. Nei fatti, la donna aveva denunciato di aver subito nell'estate scorsa una violenza sessuale da parte del suo ex compagno, che era riuscito con il pretesto di dover prendere degli indumenti che aveva lasciato in casa per incontrare la vittima. Nell'occasione, l'uomo, minacciando con un coltello e legando il braccio sinistro della donna alla spalliera del letto, la costringeva ad un rapporto carnale contro la sua volontà, ricorrendo anche a sevizie di varia natura. Oltre alla violenza subita, alla donna venivano sottratte anche alcune somme di denaro custodite nel proprio portafoglio. Nella denuncia, la vittima ha raccontato le ripetute violente aggressioni messe in atto dall'uomo durante la pregressa convivenza, ogni qualvolta la donna rifiutava rapporti intimi. In tali occasioni, il destinatario della misura cautelare minacciava di sfogare il suo istinto e fantasie sessuali con l'idea di avere approcci carnali con la figlia sedicenne della donna e di far del male all'altro figlio della vittima di soli 5 anni, così da costringerla ad accettare le sue richieste sessuali. L'attività investigativa avviata subito dopo ha permesso di tracciare un quadro giudiziario formato da dichiarazioni dettagliate, logiche, chiare e coerenti fornite dalla donna in merito al comportamento tenuto dall'uomo, puntualmente riscontrate dalla polizia giudiziaria del commissariato. All'atto della notifica del provvedimento restrittivo veniva sequestrato il telefono cellulare dell'uomo, con il quale, con condotte petulanti e altri biasimevoli motivi, continuava ad inviare messaggi alla donna con il chiaro intento di tornare a vivere insieme, ingenerando della vittima un perdurante stato di ansia. Pertanto, l'indagato dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dall'abitazione, dal luogo di lavoro e da quelli frequentati dalla vittima, con l'aggravante del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con l'ex compagna. Palazzine vulnerabili e obsolete. Svolta nella delibera ASL, l'azienda sanitaria cerca locali per uffici e ambulatori. Il servizio di Andrea D'Aurelio. Una procedura d'evidenza pubblica per la ricerca di locali nel comune di Sulmona da condurre in locazione per essere adibiti a sedi dei servizi sanitari, amministrativi, territoriali ed extraospedalieri. La svolta, dopo anni di rimostranze e segnalazioni, arriva con una deliberazione del direttore generale dell'ASL 1, Ferdinando Romano, che ha dato il formale via libera per la pubblicazione dell'apposito avviso, nel corso del quale dovranno essere indicate caratteristiche, requisiti tecnici, aspetti dimensionali e strutturali dei locali. Un atto necessario, particolarmente atteso dagli addetti ai lavori, dal momento che gli edifici dell'ex Comboniani e della Palazzina De Kellis risultano vulnerabili dal punto di vista sismico. Gli impianti elettrici ed idroelettrici sono obsoleti e non rispondenti alle norme, non risultano adeguati alle norme antiche. Non è garantito il superamento delle barriere architettoniche, le attività sanitarie non rispettano i requisiti minimi strutturali ai fini dell'accreditamento. Un vero e proprio colmo per l'azienda sanitaria, che ora ha deciso di liberare le due strutture per superare le gravi criticità e garantire un innalzamento della qualità dei servizi offerti all'utenza. Da qui il via libera per il ricorso a un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di locali idonei. Resta il problema sulla disponibilità delle strutture collocate sul territorio comunale in grado di rispondere ai requisiti dell'azienda. Fino a qualche anno fa si puntava all'immobile dell'ex convento di Sant'Antonio, ora occupato dai ragionieri e geometri. Il timore è che non si riescono a trovare con facilità due strutture alternative per svuotare le palazzine e trasferire ambulatori, servizi e uffici ASL. Certo che una soluzione va individuata, per questo la dirigenza ASL ha deciso di affrontare la problematica senza più voltare il capo dall'altra parte. E ci occupiamo ora di Cogesa, dove è stato approvato il bilancio e il consiglio d'amministrazione è pronto a dimettersi. La parola all'attuale governance. Sentiamo l'intervista. Allora, finalmente dopo 2 anni Cogesa riesce a tornare in positivo, quindi per me è un motivo di soddisfazione per l'azienda, per tutti i dipendenti e per CDA, e lo stesso vale per i sindaci, perché i sindaci con senso di responsabilità, così come avevamo fatto nell'approvazione del bilancio previsionale 2021, hanno votato in maniera favorevole al progetto di bilancio che noi abbiamo proposto.
Certo è che abbiamo evidenziato anche nelle relazioni della gestione e in questi mesi ovviamente di confronto con loro tutta una serie di criticità che l'azienda ovviamente deve e può tranquillamente risolvere. Ovviamente c'è necessità dello sforzo di tutti e ovviamente c'è anche la necessità da parte nostra di avere, diciamo, una nuova visione della società. Quindi noi ci siamo messi ovviamente a disposizione sia per anticipare il nostro passaggio, perché anche sul bilancio previsionale 2022 ormai siamo a conclusione dell'anno, quindi noi non abbiamo nessuna difficoltà ad anticipare eventualmente il nostro, ovviamente passando sempre dall'assemblea del controllo analogo, e le nostre, ovviamente, la nostra durata, quindi non è questo il problema è dare comunque sia i segnali di discontinuità, secondo me noi l'abbiamo dato. L'abbiamo certificato e l'Assemblea va apprezzato in questo. Dopodiché, ovviamente, sono valutazioni che tra l'altro non spettano a me, perché poi, ripeto, sarà l'Assemblea a decidere i nuovi assetti sia organizzativi della società e la nuova visione soprattutto della società in prospettiva, legate ovviamente anche alla definizione delle questioni, ovviamente power, autorizzazione e impianti di Cogesa. Allora, noi abbiamo un rapporto contrattuale che è stato stipulato ovviamente nel 2018, che è in scadenza il 31-12-2022. Ovviamente il CDA ha portato una proposta di accordo, non l'accordo al controllo analogo e quindi alla valutazione dell'Assemblea. Su ovviamente una serie di indicazioni che poi avevamo noi ovviamente come CDA. Diciamo, il controllo analogo in questo modo non si è espresso in maniera favorevole su questa proposta. Ci sono interlocuzioni ancora tra l'ASM e Cogesa, ma in questo senso anche direttamente tra i sindaci presidenti di controllo analogo, in questo senso, per vedere, ripeto, anche qui in attica AGIR, quindi in ambito provinciale, se è il caso o meno di continuare questo rapporto. Allora, statuale non sappiamo, diciamo, le dinamiche interne ad altre società. Noi abbiamo un contratto che scade al 31-12, potremmo nel caso, non so se è ipotizzabile, questo vedremo dal contratto, una proroga tecnica nel caso, ma ripeto, per noi non è oggetto, diciamo, al momento di discussione nostra, ma del Presidente del Controllo Analogo dell'ASM e del Presidente del Controllo Analogo di Cogesa. Moda e spettacolo nel premio Ovidio Giovani 2022, il polo liceale premia Cianti e Sartori. E palcoscenico, le parole chiave del premio Ovidio Giovani 2022 organizzato dall'Istruzione Superiore che porta il nome del sommo poeta. Sono stati premiati nella mattinata di ieri, in occasione del premio Ovidio Giovani 2022, l'attore Giuseppe Sartori e l'imprenditore Mauro Cianti. I premiati non si sono risparmiati, dialogando con i ragazzi, raccontando il proprio lavoro e le proprie passioni. Sartori, intervistato dagli studenti del liceo classico, Sofia Grilli, Daniele Perfetto, Renato Tarantello, ha sottolineato l'importanza dello studio e della formazione. All'attore invece l'invito del sindaco Gianfranco Di Piero, dal quale è stato premiato, a ritornare per visitare ed esibirsi nel teatro cittadino. E niente, sono veramente felicissimo per questo premio, sono felicissimo di essere qui a incontrare i ragazzi, ringrazio ovviamente il liceo. Sono contentissimo che i ragazzi abbiano visto l'Edipo quest'estate a Siracusa, di modo che appunto si parli di qualcosa di cui anche loro hanno avuto esperienza. Sono molto contento e onorato di ricevere questo premio Ovidio. Ringrazio tutto l'istituto Ovidio, la preside Fantauzzi,
perché ricevere un premio nella propria città è sempre un pregio assoluto oltre che un privilegio, perché è molto semplice magari ricevere premi anche in altri posti, ma insomma un riconoscimento della propria città, dalla propria città, è sicuramente una cosa molto molto gradita. Finalmente ritorna il premio Video Giovani dopo 2 anni di pausa dovuti alla pandemia. Il premio Video Giovani rientra in un progetto ampio, 2000 anni con Ovidio nel cuore, un progetto che è stato elaborato per il bimillenario ovidiano. Continuiamo con le attività previste da una progettualità ricca che è stata apprezzata e finanziata dal Ministero dell'Istruzione. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, vi ricordo di visitare sempre e comunque tutto il giorno il nostro sito e la nostra pagina Facebook. Buona giornata!